Mamma, ho perso l'aereo. Ciao Mariners e benvenuti in un nuovissimo video! In questo momento siamo a 998.000 iscritti al canale. Ciò significa che siamo quasi al milione. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanella vicino al tasto di iscrizione attivando tutte le notifiche per ricevere una notifica tutte le volte che pubblico un nuovo video. Allora, come sapete, in questi giorni sto riordinando, sto mettendo a posto e riordinando ho trovato questo reperto storico. È un quadernetto ad anelli, a righe per la precisione, con una copertina di dubbio gusto, ma come dicono gli antichi, non giudichiamo il quaderno dalla copertina, perché quello che conta è ciò che troveremo al suo interno. Ma prima di addentrarci all'interno di questo quaderno, vi devo raccontare da dove tutto è partito. Come tanti ragazzi e ragazze, anche io ho fatto delle vacanze studio. Questa è la storia della mia terza vacanza studio, l'ultima. Avevo all'incirca 15-16 anni e la meta era l'Inghilterra. Questa vacanza studio, ahimè, è stata tragica. Tragica perché io volevo andare nel college insieme agli altri studenti e invece mia mamma ha voluto mandarmi in famiglia. E diciamo che di tutte le famiglie a me è capitata la peggiore. Era una coppia con una figlia. Questa figlia ogni sera si portava a casa uno diverso. Mi davano cibo confezionato e in scatola, che in Inghilterra è anche una cosa normale. Il problema era che la maggior parte delle volte io leggevo nella confezione che il cibo era scaduto. Are you fucking kidding me? Inutile dirvi che fingevo di sentirmi poco bene e poi andavo al McDonald's, che è sempre una garanzia quando sei all'estero. Il punto era che una volta arrivati a scuola, prima di iniziare le lezioni, penso che si faccia sempre così, fanno una sorta di test per vedere qual è il tuo livello di inglese per poi insomma metterti nella classe adatta al tuo livello di inglese. Le opzioni sono due: o nella mia scuola erano molto bravi a insegnare l'inglese o gli altri erano delle pippe, perché sono arrivata in una classe dove gli altri studenti avevano all'incirca 40 anni. Non mi dimenticherò mai, primo giorno di lezione si fa un bel cerchio per presentarsi, nome, cognome, età, da dove vieni, eccetera eccetera. Quando ho detto che avevo 16 anni, mi hanno guardato tutti così: che ci fai qui? Me lo chiedevo anch'io. Però ovviamente non potevo cambiare classe. Un altro episodio tragicomico riguarda la musica. Come tutte le adolescenti, mi rifugiavo nei momenti di sconforto nella musica, tiravo fuori il mio iPad, no, iPod, comunque l'MP3. Ovviamente prima di partire avevo riempito il mio iPod con tutte le canzoni che mi piacevano di più in quel periodo, tutte le canzoni appunto che mi davano più conforto, più sostegno alla mia anima di adolescente ribelle. Accendo il mio MP3 appena arrivata in aeroporto a Londra, mi rendo conto che non c'era nessuna delle canzoni che io avevo messo, ma c'erano solo tipo 4-5 canzoni dei Negramaro e 4-5 canzoni dei Subsonica. Partendo dal presupposto che i Subsonica mi piacciono molto e i Negramaro, un gruppo che io adoro, però diciamo che ecco, in vacanza studio da sola, lontano da casa, preferivo qualcosa di un po' più allegro. E quindi già lì il primo giorno avevo capito che qualcosa non quadrava. Un altro momento tragicomico è legato al cibo, perché appunto la famiglia che mi ospitava mi dava da mangiare merda. Quindi, come vi ho detto prima, mangiavo spesso al Mac. Un giorno abbiamo fatto una gita a Londra, perché appunto stavo vicino a Londra ma non è Londra. Io felicissima, ovviamente non vedevo l'ora di fare shopping, cosa, non ho comprato niente, non avevo un soldo. Il mio momento tragicomico è stato quando in lontananza ho visto... Avete presente quei bar dove sai che puoi trovare del cibo mangiabile all'estero? Se non erro è la catena Pret a Manger. Ragazzi, io sono entrata lì, ho visto un panino, pane, pomodoro e formaggio. Vi giuro ragazzi, mi stavo per commuovere. Ho mangiato quel... c'è la pelle d'oca, guarda, ricorda. Ho mangiato quel panino, ragazzi, come se fosse il nettare degli dèi. Diciamo quindi che non è stata la vacanza studio dei sogni per vari motivi. Sicuramente ho imparato, ho perfezionato l'inglese. Ma bando alle ciance, il protagonista di questo video è lui.
In questo quaderno ho iniziato a scrivere una storia. Quando è che ho iniziato a scrivere questa storia? Terminate queste 2 settimane, non vedevo l'ora ovviamente di tornare a casa. Secondo voi cosa può succedere? Ho perso l'aereo. Cioè, vi rendete conto? E io lo so che adesso voi volete che vi racconti il perché, il per come, come è successo il tutto. Ma la risposta è solo qui. Perché io ho iniziato a scrivere questa storia per sfogarmi, raccontare, testimoniare ai posteri questa esperienza traumatica del perdere l'aereo e di rimanere da sola a 16 anni in uno degli aeroporti più grandi al mondo. Partiamo subito. Ore 16:56. Data 2 luglio, Londra, aeroporto di Heathrow, gente che viene e che va, gente in movimento, gente che aspetta, partenze, virgola, sala d'attesa. Una vetrata separa gli sguardi persi dei passeggeri che attendono il loro volo dal blu del cielo, insolito per Londra, ma in fondo gradito. La gente che aspetta è strana, da come si comporta durante l'attesa si potrebbe scoprire il carattere, le abitudini, la vita stessa. Anche un po' filosofa. C'è chi dorme, c'è chi si perde nel silenzio più profondo, c'è chi chiacchiera e prima o poi si fermerà. Almeno si spera. Spero, anche abbastanza comica. C'è chi mangia, sempre in testa, e c'è chi, senza rendersene conto, fa tutto ciò e in più scrive. Ah, ero io! Tra la relativa quiete di questa sala d'attesa, una ragazza siede su una sedia. Una delle tante che ci sono qua dentro, ma lei, al contrario degli altri, sta sfruttando questo momento d'attesa per sfogarsi. Diciamo che questa ragazza è complicata, buffa e ha tanto, forse troppo da dire. Beh, un profilo psicologico dettagliato. È concentrata sul suo quadernetto e scrive veloce, perché questa volta le sembra proprio di aver trovato la giusta ispirazione. Quella che cercava da tempo, quella che le avrebbe dato la spinta per raccontare tutto ciò che c'è nella sua anima. Una felpa dai colori vivaci, con strani disegni, rivela il suo senso artistico. Un jeans forse un po' troppo largo in vita, che mostra un pizzico di pancia, capelli riccioli come il suo carattere. No, riccioli, ribelli come il suo carattere, raccolti in una coda disordinata, proprio come lei. Al suo fianco infatti c'è un carrello vuoto che aspetta di essere caricato, uno zaino a terra strapieno, un paio di scarpe da ginnastica incordinato con la maglietta che mostrano la sua attenzione e il suo interesse per la moda. Sto morendo. Una sedia dove disordinatamente ha posato il portapenne, il portafoglio, beh, all'aeroporto posare il portafoglio sulla sedia è una grande idea. Gli occhiali, una canotta, ammazza, avevo svuotato la valigia, e una cintura, quella che dovrebbe indossare, ma per comodità si sarà tolta durante l'attesa. Beh, il quadro della situazione è abbastanza chiaro, adesso procediamo con il racconto. Ore 18:05. Eccomi qua stravaccata su uno sdraio. No, no, calma, non sono ancora in spiaggia. Già, mi trovo all'aeroporto di Londra, aspetto il mio volo. Anzi, in verità, non aspetto il mio vero volo. Aspetto quell'altro volo. Sì, posso capire che ci sia un po' di confusione in quello che ho detto, ma è la realtà e ora vi spiegherò meglio, in modo tale da potervi dimostrare che anche se non sembra sto a posto di mente. Tra parentesi, almeno credo. Sbadiglio, iniziano a manifestarsi i primi segni di stanchezza della giornata più stremante e interminabile della mia vita. Proprio così, questa giornata non ha più fine, sono esausta, non so neanche dove trovo la forza di scrivere. Ma voglio andare avanti e rendervi partecipe. Ma con chi stavo parlando? Cioè, io parlavo già ai futuri Mariners, diciamoci la verità. Queste 2 settimane sono giunte al termine e stamane alle 8:30 sono partita per raggiungere l'aeroporto di Londra. Verso le 10:30-11 sono arrivata, il mio accompagnatore se n'è andato ed è iniziata la mia piccola avventura. Ho fatto un primo giro, ho mangiato qualcosa e mi sono avviata a fare il check-in. Dopo un po' di coda mi dicono che è presto, allora imbarco il bagaglio e più leggera di prima vado verso i controlli. Passata la dogana i miei occhi non capiscono più nulla, alla vista di puntini, negozi. Compro regali a mamma, Ghio, che è mia sorella, anche qualcuno per me, giustamente. Soddisfatta mi avvio e mi dicono di ripassare più tardi ai controlli. Un altro giro, riprovo, è ancora troppo presto, cioè io non vedevo l'ora di tornare a casa e qua non mi facevo partire. Mi dicono di aspettare che compaia sullo schermo il volo diretto a Milano Linate. Finalmente appare il mio volo, 15:05, Milano Linate, gate 18. Vado, c'è altra gente che aspetta, ci si imbarca, ma quando tocca a me,
rullo di tamburi. La signorina mi fa: questo è Linate, tu sei a Malpensa. Cosa? Cado dalle nuvole. Continuo a insistere, ripeto che io devo andare a Linate. Ma alla fine aveva ragione lei. Mi affretto verso il gate per Milano Malpensa e di nuovo altri controlli. Inizia a salirmi una strana angoscia, forse perché mi sembra di ricordare che il volo per Malpensa era prima di quello di Linate. Le mie domande non trovano una risposta, ma quando quella testa di cavolo di tipo mi ha chiuso la porta in faccia e mi ha detto qualcosa che suonava del tipo "l'aereo è partito, prenotati per quello dopo", sono scoppiata a piangere, amore. Non ci potevo credere. Assolutamente senza parole. Chiamo mamma, glielo dico incazzata, singhiozzando. Vicino a me una voce di una ragazza mi ha sussurrato: stai tranquilla, sono nella stessa situazione. Francesca, 24 anni, aveva la coincidenza da Vancouver. Anche lei aveva perso l'aereo. Un po' mi riprendo, sempre scossa, la seguo. Chiediamo allo sportello della British Airways. Il prossimo volo disponibile per Milano Malpensa è alle 19:20. Ce lo cambiano senza problemi, sono le 15:30. Quanto tempo dovrò aspettare? Cosa mi inventerò per passarlo? Mi prendo un cappuccino, una brioche e mi stendo su questo sdraio. Dopo un po' inizia a chiamarmi tutta la famiglia, tutti preoccupati per me. Mi mancano, voglio arrivare a casa con 7 punti esclamativi. Sono le 19:05 e non è finita qui. E no, perché tra 15 minuti non sarò sull'aereo come previsto. Come? Questa non me la ricordo neanch'io. Da qualche minuto sono venuta a sapere che il volo, da prima rimandato alle 20, è previsto per le 21. No, vi giuro raga, questa non me la ricordavo. Allora, qui ragazzi dovete seguirmi perché è un passaggio fondamentale. Matita, ho scritto a matita fino ad ora. Continua la storia ma con una penna verde. Vi chiederete perché? Perché non sono più io a raccontare la storia, ma è un'altra persona. Eccola, si alza, la seguo, si stiracchia, è distrutta. Povera piccola Mari, sono già più di 10 ore che è rinchiusa qua dentro. In fondo sono cose che succedono. Non la perdo d'occhio. Come potrei lasciarla sola proprio adesso, in questa situazione, in questo aeroporto enorme? Matita quindi ritorna a scrivere Marina. Francesca, che è l'altra ragazza che aveva perso il volo, è nella sdraio vicino a me. Anche lei scrive, ma da qui non riesco a leggere. Chissà, magari vicino a me ho un piccolo leopardi. Beh, ho un mogol alle prime armi. Non so dove riesco a trovare questa leggera ironia, ma alla fine il mio intento è sempre stato quello di prendere la vita con un sorriso, almeno di provarci, amore. E poi una delle mie principali caratteristiche è la solarità, l'allegria. Il più delle volte anche nei momenti meno adatti è bene tirarla fuori, o no? No, raga, vi giuro mi sto emozionando. Guardo il monitor, se tutto va bene tra un'ora sono in aeroporto. Sono in aereo. Odio gli aeroporti, gli aerei e la British Airways. No. PS, come mai non hanno ancora detto la porta d'imbarco? Tra parentesi, 20 e 15. 21 e 30, non ci posso ancora credere. Sono seduta in aereo. Anche se non è ancora partito, ma comunque mi sono seduta ed è già qualcosa. Oddio, ci stiamo muovendo. Sorseggio un tè, ci voleva qualcosa di caldo. Tra mezz'ora dovrei atterrare. E qui per il gran finale torna la penna verde e quindi torna il narratore esterno. Dai Mari, siamo quasi arrivati, manca poco. Ora starei pensando, tutta questa fatica per ritornare a casa. Sì, lo so, non è stato facile, ma tu forse non lo sai, o meglio lo sai, ma non hai ancora pensato e programmato bene che questo tuo apparente ritorno in realtà è la tua partenza, la tua grande partenza. Come, per dove? Sì, forse hai ragione, non mi sono spiegato bene, quindi è un maschio. Normalmente quando qualcuno parte sa dove arriverà, che luogo raggiungerà, ma io non sto parlando di una partenza reale, ma di qualcosa di più. Questa è una partenza astratta, metaforica. Lo so, purtroppo non è facile da capire, ma vedrai che in poco tempo te ne renderai conto e solo in quel momento potrai confermarmi di essere arrivata, di non avere più bisogno di me. È solo questione di tempo e pazienza, stai crescendo e più che mai hai bisogno di una guida. Ed è per questo che io sono qui. Ah, era tipo l'angelo custode. Per accompagnarti durante tutto il viaggio e farti arrivare a destinazione nel modo più semplice e veloce che ci sia. Perciò segui ogni mio consiglio, ma soprattutto ascolta il tuo cuore. Dai su, stiamo atterrando. Sei contenta? Allacciati le cinture, stiamo arrivando. Anzi no, scusa, stiamo partendo. Ma vabbè, ma che tenerezza! Cioè il narratore quindi era tipo una mia guida, un mio angelo custode.
Allora, sono curiosa di sapere cosa ne pensate e se magari state anche voi attraversando l'adolescenza, se vi ritrovate in questo racconto, se voi avete un diario, se avete anche voi scritto una storia del genere, se avete vissuto un'esperienza del genere. Io vi giuro che l'altro giorno ho ritrovato questo quaderno, però non l'avevo letto perché ho detto lo leggo insieme a voi. E come avete notato, cioè, ci sono stati dei punti che ti giuro mi è venuta la pelle d'oca, perché ho proprio rivissuto quel momento e soprattutto era un momento appunto di transizione, cioè da adolescente a donna. E quindi questo finale con la guida che mi dice sei tranquilla, cioè è la tua partenza, secondo me intendevo quello. Cioè mi dicevo da sola sei tranquilla che questa esperienza magari negativa da vacanza studio è solo uno tipo dei tanti momenti di difficoltà che incontrerai nella tua strada, ma sarà così sempre, devi essere forte a superare le cose. No, non la pensate anche voi? Oddio, non lo so, è una sensazione strana, cioè è bello ma è triste allo stesso tempo. Sono convinta che sarà un video lunghissimo perché tra il racconto che vi ho dovuto fare per forza per farvi capire di cosa si stava parlando e appunto la lettura del libro sarà lungo, ma spero insomma che vi piaccia. Io vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video.